E un altro festival si affaccia qui, nel posto delle parole, per essere raccontato anticipando alcuni temi come noi facciamo in questo periodo di tanti festival. Per esempio, Dialoghi sull'uomo di Pistoia, il Festival del Racconto, e adesso ci avviciniamo a un altro festival importante, già solamente dal nome, che si terrà a Mirandola dal 7 al 10 giugno. Si deve incominciare a perdere la memoria anche solo brandelli di ricordi per capire che in essa consiste la nostra vita. E questo il tema dei Memoria Festival del 2018. E noi incominciamo a raccontare questo festival attraverso la parola memoria e cominciamo con questa prima conversazione insieme con Bruno Cartosio. Benvenuto nel posto delle parole, Bruno Cartosio. Grazie e buonasera a tutti voi. Bruno Cartosio, leggo qui nella scheda del festival, insegna storia dell'America del Nord all'Università di Bergamo, si occupa da anni di storia sociale e culturale degli Stati Uniti, ha fondato e diretto ACOMA, rivista internazionale di studi nordamericani, e tra i suoi libri Contadini e operai in rivolta nel 2003, Più temuti che amati nel 2005, Stati Uniti contemporanei nel 2010 e con Feltrinelli ha pubblicato New York e il moderno, società arte e architettura nella metropoli americana, I lunghi anni 60 e infine, questo dovrebbe essere l'ultimo suo libro proprio fresco di stampa, Verso Ovest. E di questo libro noi ne abbiamo parlato l'altro giorno insieme con Alessandro Dallago, che stava proprio leggendo per l'appunto Bruno Cartosio il suo libro. Ecco, lei insegna storia dell'America del Nord e storia sociale e culturale degli Stati Uniti. In che cosa consiste, Bruno Cartosio, mi perdoni la domanda, in che cosa consiste occuparsi di storia sociale e culturale di un paese, come in questo caso gli Stati Uniti? Beh, consiste, una piccola precisazione, ho insegnato, non insegno più, però quando insegnavo, consiste nel farsi domande a proposito dei caratteri fondamentali di una società, di come una società si muove, di come organizza la propria vita, di chi partecipa a questa vita, alla costruzione di questa società, quali sono, nel caso degli Stati Uniti, poi in modo particolare, quali sono i gruppi sociali ma anche etnici e, come dicono loro, razziali che sono stati il cuore di questa società. Basti pensare soltanto che nell'anno 1900 l'85% della popolazione della grande New York, di 3 milioni e mezzo di abitanti, era costituita di immigrati e figli di immigrati, per capire come la storia politica poggi su una società che va interpretata e va capita per capire quel paese. Come si fa altrimenti a capire che cosa è successo e che cosa sono stati gli Stati Uniti se non si parte da una realtà così composita? Senza contare poi naturalmente dei milioni di afroamericani, schiavi e non schiavi, e senza contare poi gli indiani. E la storia culturale è direttamente legata a questa necessità di interpretazione di una realtà sociale così complessa e articolata. Tra l'altro, e qui subentra l'aspetto istituzionale della cultura, cioè tra l'altro una realtà che le università, le grandi università che si sono sviluppate soprattutto nel Novecento, hanno arricchito di un bagaglio di competenze, di creatività, di ricerca senza paragoni al mondo. Lei, Bruno Cartosio, sarà presente al Festival della Memoria con un argomento proprio della storia americana, ma non è solamente un argomento di storia americana quello che lei andrà raccontando esattamente il 7 giugno a Mirandola. Ecco, 3 mesi prima di essere ucciso come il fratello in un attentato, Robert Kennedy pronunciava uno dei più sentiti atti di accusa contro la freddezza analitica e distante del PIL, il prodotto interno lordo, per capirci.
prodotto interno lordo che misura tutto eccetto quello che rende la vita degna di essere vissuto. Uno scarto tra economia e vita reale oggi più attuale che mai. Ecco, questa faccenda del PIL è una faccenda che interessava Robert Kennedy e dovrebbe interessare ancora di più noi oggi, questo prodotto interno lordo che misura tutto tranne che questa vita degna di essere vissuta. Ecco, perché la scelta di andare proprio a trovare questo discorso, che compie 50 anni perché è stato fatto nel 1900, tenuto nel 1968, perché la scelta da parte sua, Bruno Cartosio, di raccontare oggi la contemporaneità di quelle parole che ancora risuonano? Perché le realtà nelle quali viviamo sono realtà estremamente conflittuali da una parte, mentre Robert Kennedy, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, nell'ultimo periodo della sua vita, continuava a battere sulla necessità del dialogo, dell'unità e del rapporto. Lui parlava addirittura di amore tra le persone e tra i gruppi. Quindi da una parte questo in una realtà come quella attuale, che è così divisa, così piena di disuguaglianze, che erano proprio uno dei punti da cui partiva e su cui puntava Robert Kennedy quando decise di correre per la presidenza degli Stati Uniti. Tra l'altro, il discorso a cui stiamo facendo riferimento viene pronunciato il 18 marzo del 68, cioè due giorni dopo la sua decisione formale di candidarsi alla presidenza. Quindi è un discorso pieno di valore anche programmatico. Quindi questo discorso nel dire, cioè quello di dire, va bene, il PIL è importante, ma non misura, come diceva lei, quello per cui vale la pena di vivere, cioè non misura il napalm, misura la droga, misura addirittura, dice lui, le serrature rinforzate per impedire ai ladri di venire in casa, ma non riesce a misurare le cose buone che invece dovrebbero essere al centro della nostra attenzione e al centro della nostra vita, cioè il dialogo, cioè i rapporti tra le persone, cioè la cancellazione delle disuguaglianze e dell'ingiustizia sociale. E fa esempi molto, molto eloquenti. Dice: sono stato in Mississippi, ho visto i bambini neri con la pancia gonfia che muoiono di fame. E naturalmente poi, a partire da questo discorso, non sono i numeri dell'economia che devono dare il senso alla nostra vita, arriva poi naturalmente a parlare anche della guerra nel Vietnam, perché in quel momento lui aveva sviluppato una forte opposizione, che poi è uno degli elementi qualificanti della sua politica di quel momento, una forte opposizione nei confronti della guerra. Tra l'altro io proprio sulla base di questo festival della memoria e avendo incontrato l'argomento su cui sta parlando Bruno Cartosio, sono andato a rileggermi quel discorso e sono andato a rileggermi ancora altre volte quel discorso, perché quel discorso, Bruno Cartosio, è un discorso che impegna tutti quanti, non ha 50 anni quel discorso sembra scritto ieri. Se io vado a leggere che diceva Kennedy, il nostro PIL ha superato 800 miliardi di dollari l'anno, ma quel PIL, se giudichiamo gli USA in base ad esso, comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità per le sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Ecco, questo discorso è un discorso che oggi credo che nessun politico abbia la capacità culturale e anche umana, oltre che politica, di pronunciarlo. Che cosa ne pensa lei? È questa qualità umana a cui lei giustamente faceva riferimento, è la qualità umana che una persona come Bob Kennedy ha trovato non soltanto giusto, ma doveroso
inserire nel suo discorso politico. Dicevo che questo discorso, due giorni dopo la dichiarazione di volersi candidare, è un discorso programmatico. Ecco, e nel suo discorso programmatico più impegnativo, lui introduce proprio questi elementi, che sono elementi che hanno a che fare con la dignità umana, con il rispetto degli individui, il rispetto delle persone, che riprendono quei concetti basilari che sono formulati nella dichiarazione di indipendenza, cioè il rispetto, il diritto alla vita, alla libertà e quella cosa strana, la ricerca della felicità. Ecco, secondo me Bob Kennedy qui parla proprio della ricerca della felicità, non sono i numeri, perché l'economia, la società statunitense di quel momento è la più ricca della storia, ma non basta, perché ci sono tutti quei fatti che lei ha ricordato leggendo alcuni passi di questo discorso straordinario. Non basta, quello che deve caratterizzare la politica di questa fase così tormentata, tra l'altro, era una fase estremamente tormentata, pensiamo soltanto alla guerra in Vietnam, ma non solo, esattamente come è tormentata la fase in cui viviamo ora, e in quella fase così tormentata lui dice: un momento, non sono i numeri soltanto che contano. Noi dobbiamo fare uno sforzo a ricercare la felicità, e la felicità sta fuori dal PIL. Questo molto, molto semplicemente e molto direttamente. Può dirci tutto dell'America il PIL, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. E al posto dell'aggettivo americani possiamo mettere tutti quanti noi, perché il PIL dimostra statisticamente, ed è un dato importante, non lo stiamo deridendo, è importante il PIL, ma non è così importante per raccontare il senso di una vita delle persone di un paese. Il senso, vale a dire il significato e anche il senso di dove va l'economia, ma non solo, l'economia non è solamente finanza, l'economia la possiamo compenetrare anche un'altra parola, è una cultura, e sono le culture che devono guardarsi e attraversarsi. Se solo compiamo questo sforzo, oggi più che mai necessario, riusciremo a superare, chi lo sa quando, anche questa sindrome del PIL. Che cosa ne dice Bruno Cartosio? È proprio questo l'insieme dei punti. L'insieme delle questioni, il senso della necessità di una giustizia sociale, di un rispetto per tutti quanti, e la capacità di partire da quel rispetto, da quel bisogno di dignità, da quel bisogno di giustizia, per guardare avanti. Suo fratello John Kennedy aveva parlato di nuova frontiera. Lui alla fine di questo discorso cita George Bernard Shaw, quando dice, ha scritto una volta: alcuni vedono le cose così come sono e si domandano perché. Io sogno cose che non sono mai state e mi domando perché no. Ecco, è questo senso, il senso non dell'utopia, ma di un futuro possibile. È questa la cosa che caratterizza il discorso di John Kennedy, di Robert Kennedy. Quando la critica che fa della guerra in Vietnam e dell'impegno americano in Vietnam tiene conto proprio di questo, cioè di un futuro che non può essere quello del presente, è un futuro diverso. E dire: ma perché no? Perché non possiamo porci degli obiettivi più alti, che negano la guerra, che negano le carneficine, che negano la distruzione delle città? Ecco, è questa capacità di vedere e di pensare il futuro e di proporlo come raggiungibile. Kennedy non si dimentica che gli Stati Uniti sono la società più ricca del mondo. Proprio quello garantisce la possibilità di raggiungere quegli obiettivi.
Bruno Cartosio, lei ha citato quella famosa frase di George Bernard Shaw, che è stata a sua volta citata da Robert Kennedy nel discorso del 1968. Alcuni uomini vedono le cose così come sono e dicono perché. Io sogno le cose come non sono mai state e dico perché no. Riconduciamo questa citazione nel mondo contemporaneo, nell'Italia di oggi. Ecco, io quando ho visto questa citazione nel discorso di Kennedy, mi sono chiesto, ma oggi quale capacità culturale c'è dalla nostra classe politica, non facendo preferenze, mettendo tutti insieme, qual è la capacità culturale oggi della politica, citando non solamente per abbellire un discorso, ma citando con un senso, con una logica, con una capacità critica culturale? Secondo lei oggi la nostra classe politica ha questa cultura? La risposta in questo caso, la risposta è molto chiara e molto diretta. No, E perché? e questo è uno dei problemi che abbiamo. Perché? Perché la nostra, anche quella statunitense, ma in questo momento stiamo parlando della nostra, la nostra è una società che ha perso il senso del futuro e il senso del dialogo. Poi ci sono le analisi politiche, le analisi dei successi e degli insuccessi, le analisi delle difficoltà in cui ci troviamo per mille ragioni, ma essenzialmente in ogni momento dovrebbe esserci la possibilità di guardare al futuro e di immaginare strade per uscire dalla situazione presente e avvicinarsi ad un futuro migliore, immaginato, desiderato, progettato, progettabile. Ecco, questo è quello che manca da un po' di anni alla nostra società. C'è un declino intellettuale, un declino critico e un declino, e poi un declino di speranza, perché nel caso specifico Bob Kennedy introduce l'elemento della speranza, e invece questo, la speranza e il desiderio di un futuro migliore da conquistare, da costruire, da immaginare, mi sembra che si sia disperso, si sia rarefatto in una disputa intorno al quotidiano senza respiro e senza prospettive. In questo appuntamento che è chiamato il posto delle parole, noi amiamo dire che nelle parole amiamo inciampare. Lei ha pronunciato la parola speranza, anzi ha detto declino di speranza. Mi viene in mente il filosofo dell'avvenire, Albert Camus, no? A proposito della necessità di una speranza non solo politica, no? Lui, filosofo del futuro. Ma oggi la capacità di dare speranza è una capacità importante, visti i malatempora che stiamo vivendo. Ma la capacità di dare speranza, a suo avviso, Bruno Cartosio, è data piuttosto da un discorso politico, come stiamo analizzando, seppur nella brevità di questa conversazione, da un discorso politico fatto per stupire, si diceva un tempo in Francia, pure pâté le bourgeois, cioè per stupire, per spot, oppure abbiamo necessità di parole di speranza che ci dicono veramente qual è la realtà. Da più speranza dire com'è veramente o da più speranza un discorso più plastico, più sintetico, più colorato? No, non ci sono alternative a partire dall'esistente, da come stanno le cose. Infatti, per esempio, nel discorso di Bob Kennedy, i riferimenti alla situazione esistente, dalla guerra ai problemi delle città e della povertà e della disuguaglianza, sono presenti, ma la capacità del politico vero e del politico che guarda al futuro è la capacità esattamente di partire dal presente e dire: guardate che questo presente è superabile, possiamo andare in altre direzioni, dobbiamo immaginare un qualcosa d'altro e dire why not? Perché no? È questa la forza,
la forza di uno come Bob Kennedy, la forza di uno come Martin Luther King, la forza di delle persone che riescono a immaginare il futuro. In altri momenti è stata la forza di grandi, anche di grandi statisti, anche l'immaginazione di quelli che dopo il 45, il 1945 pensavano all'Europa unita. Era la forza dell'immaginazione, del desiderio e della speranza che gli dava questa capacità. E un qualche passo in quella direzione è stato fatto, sappiamo che non è abbastanza, ma qualcosa è successo. Queste parole e questa prospettiva che uno come Bob Kennedy e uno come Martin Luther King cercavano di costruire in quegli anni così difficili e contrastati, qualche passo avanti è stato fatto. Se un nero ha potuto diventare presidente degli Stati Uniti, non indica che i problemi sono stati risolti, indica però soltanto, ed è comunque qualcosa, perché i cambiamenti veri avvengono soltanto nel lungo periodo, vuol dire qualcosa, cioè che un qualcosa è cambiato. E sono questi, in America li chiamano visionari, che riescono a immaginare il futuro e a mettere qualche base, qualche elemento di fondamento per avvicinarsi a quel futuro. E questo è il rispetto che noi dobbiamo alla loro azione e alle loro parole. Bruno Cartosio, prima di chiudere questa conversazione dedicata a Memoria Festival, dove lei sarà protagonista dagli ospiti, non possiamo non ricordare il suo ultimo libro dedicato ancora una volta all'America, Verso Ovest, Storia e mitologia del Far West, edito da Feltrinelli. Che cosa racconta in questo saggio? Questo è come la sintesi di un rapporto che è durato 30 anni, di girare per quei posti, ma anche di aver assimilato, come quelli che hanno la mia età, che non è più molto fresca, di aver assimilato centinaia di film western e di aver visto quei panorami, quelle figure, quelle storie, di aver visto quei posti straordinari e di esserci entrato dentro e di averne ricercato la storia e insieme alla storia la costruzione mitologica, perché lì è una cosa curiosa ma particolare degli Stati Uniti, che rendono poi l'Ottocento statunitense un periodo così, così interessante. Perché lì storia e mito sono nati e sono stati fatti insieme. Le grandi figure mitologiche, lì ne ricordo un certo numero, da Kit Carson a Buffalo Bill, erano diventate miti, figure mitiche mentre erano ancora in vita. E questa era la cosa straordinaria di quella cultura, di quella società, che aveva bisogno di eroi. Ma i nostri eroi delle società europee sono gli eroi di mille anni fa, loro invece avevano bisogno di costruirsi gli eroi per la loro storia del presente. E quindi storia e mitologia del Far West, questo è il sottotitolo del libro, e cerca di spiegare come mai queste due entità apparentemente così lontane procedano di pari passo insieme e vivono della interrelazione reciproca. E io non ho mai compreso, Bruno Cartosio, dovrò leggere il libro sicuramente per entrare in connessione con questo mio dubbio, non ho mai compreso questa cosa. Lei lo diceva poco fa, che negli Stati Uniti storia e mito sono stati creati insieme, e noi italiani, europei, veniamo da una costruzione mitologica lontanissima, eppure sembra che quel mito che ci arriva da così lontano, che ci ha formati e che ci ha portato verso fino ad oggi, ci porterà ancora, speriamo, nel futuro, sembra che tutto quanto sia slegato, mentre gli Stati Uniti, molto più giovani, molto molto più giovani rispetto all'Europa, la macchina del mito ha funzionato a meraviglia. Perché questa separazione oggi come oggi, Bruno Cartosio? Perché tutte le culture,
hanno bisogno di miti. E i nostri inteso come quelli degli europei, si sono sedimentati lentamente nel tempo e hanno trovato la loro espressione in opere letterarie che tutti quanti conosciamo, dall'Ilia, dell'Odissea, all'Eneide, all'Orlando Furioso, ai miti della Tavola Rotonda e così via. Gli Stati Uniti sono nati, letteralmente sono nati da una rottura con la società britannica e con la cultura britannica, e quindi anche loro avevano bisogno dei loro miti, dei loro eroi, delle loro leggende. E questa è la cosa che li caratterizzava. E allora questo paese sconfinato, in cui soltanto la parte più orientale lungo la costa atlantica, la parte delle città di Boston, New York, Philadelphia e così via, che era popolata, e lì che erano le città, l'industria culturale, l'industria editoriale, i grandi giornali, e sono questi che hanno bisogno di dare all'intero paese la sua mitologia. E non dobbiamo dimenticare che il West, l'Ovest, è lontano, non è lontano nel tempo come i nostri miti, è lontano però nello spazio. Non c'erano ferrovie fino al 1869, non c'erano ferrovie che attraversavano il continente. Ci si impiegava meno tempo da Shanghai a San Francisco che da Chicago a San Francisco. E quindi è questo posto così lontano, popolato da popolazioni così strane, gli indiani con le piume sulla testa e i cowboy con gli stivali e il cappellone a cavallo, queste sono le figure che sono lontane nello spazio, lo ripeto, non nel tempo, che vengono prese e mitizzate, e sono figure, diversamente dai nostri eroi, sono figure che si muovono in una natura incontaminata, selvaggia, rude, difficile. E spesso sono eroi di questa vita selvaggia, dove l'antagonista è l'indiano o la natura stessa. Bruno Cartosio, lei poco fa parlava, accennando anche al mito della letteratura, in che modo e qual è nell'immaginario collettivo della letteratura americana il mito nazionale? Resiste ancora, che ne so, l'idea che Walt Whitman sia lui effettivamente un fondatore del mito americano? No, in questo caso direi il procedimento è più complesso, direi ha più voci. Ci sono tante voci che confluiscono, tanti rivoli che confluiscono nel grande fiume del mito americano e del mito del West. E questi rivoli hanno storie, hanno provenienze, vengono da ambiti diversi. Whitman è uno di quelli che intorno alla fine dell'Ottocento riesce a sintetizzare nella sua poesia le figure di questo mito e la grandezza di questo paese. Ma ce ne saranno altri, ci saranno romanzieri e anche storici, perché per esempio Frederick Jackson Turner, lo storico della frontiera, è un costruttore, è uno dei costruttori del mito. Mi scusi. È uno dei costruttori del mito sicuramente importante, Frederick Jackson Turner, perché, come diceva poco fa Bruno Cartosio, è riuscito a costruire anche una eredità culturale importante che a noi forse non è dato sapere, ma per gli americani, come diceva poco fa lei, Frederick Jackson Turner costituisce veramente un caposaldo. Sì, il mito della frontiera è quello che poi sorregge gran parte dell'industria cinematografica e dell'immagine dell'America nel mondo,
nel corso degli anni, dagli anni 20 fino agli anni 50-60 del Novecento. Poi lo stesso western subisce trasformazioni, un'evoluzione, si complica, ma l'immagine di quel mondo selvaggio e in cui bene e male, giusto e ingiusto, buoni e cattivi si combattono e i buoni vincono, è un'immagine che ha caratterizzato gli Stati Uniti, e questo viene dall'elaborazione storiografica che alla fine dell'Ottocento è stata capace di prendere quei rivoli a cui facevo riferimento e sintetizzarli in un racconto storico in cui appunto il procedere verso ovest si identifica con il procedere della civiltà, e gli scontri che avvengono in questo procedimento sono i passaggi del trionfo di questa civiltà. Prima di salutarci, Bruno Cartosio, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Guardi, sto leggendo un libro delizioso che è quello di Ferdinando Fasce, La musica nel tempo, una storia dei Beatles, a testimonianza che anche gli storici leggono cose della cultura popolare. Certamente, è una bella lettura quella di Ferdinando Fasci, La musica nel tempo, se non ricordo male, edito da Einaudi, è uscito proprio poco tempo fa. Anche questo è uscito pochi giorni fa. Gli 8 anni di vita del più importante gruppo della storia della musica pop. Intanto noi ricordiamo ai nostri ascoltatori Memoria Festival, per chi vuole capirne di più del programma, memoriafestival.it. Bruno Cartosio, che è stato nostro ospite in questa conversazione per il posto delle parole, sarà ospite a Mirandole a Memoria Festival giovedì 7 giugno alle 17:30. Grazie ancora Bruno Cartosio del tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei, grazie a voi.